Prima di iniziare, questo canale è supportato da Servizi editoriali ivanomingottiautore.com. Cerchi una consulenza per poter pubblicare il tuo libro? Ti serve una traduzione o un editing low cost? Vai sul sito ivanomingottiautore.com o clicca sul link in descrizione. Ciao ragazzi e benvenuti al nostro Pizza Talk Special. Oggi avremo diversi ospiti, diversi scrittori, che ci parleranno dei loro libri e soprattutto di nomi, di servizi, blog, siti, insomma qualcosa che li aiutate a promuoversi e a promuovere i propri libri. Quindi inizierei subito con le domande e la prima domanda è, insomma, presentatevi. Buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità in questa simpatica intervista con Book Topics. Mi chiamo Stefania, sono qua per presentarvi il mio libro Insieme ce la faremo, un libro pubblicato prima del più fortunato stupro, La ragazza sporca. Io sono una casalinga, come vedete vivo in campagna, per cui quando non scrivo faccio la contadina. Sono Ryuji Aikido e sono un autore per scommessa. Per scommessa in quanto qualche tempo fa ho pubblicato un lungo racconto in un forum, diciamo così, a tema erotico fetish e qualcuno mi ha proposto di pubblicarlo, così per gioco. Ho accettato la proposta e adesso scrivo libri. Ciao a tutti, mi chiamo Robby Modesto Maria Contarino e sono uno scrittore, blogger, autore e poeta. Sono di Crotone e sono nato nel 1992, quindi tra un po' faccio 28 anni, il 12 agosto. Pizzimenti, ho 36 anni e vi parlo da Messina. Sono nato a Genova, ma per motivi familiari mi sono trasferito qui dal 2006 perché i miei genitori sono siciliani, appunto. Stasera sono qui per parlarvi del mio saggio La metafisica dell'anima, edito da Graus Editore, che ringrazio sentitamente. Io sono Lorenzo Zucchi, ho 46 anni, sono uno scrittore esordiente, ho appena pubblicato, grazie a Edizioni Underground, il mio primo libro. Sognatore, viaggiatore, di professione statistico. Adesso è il momento del nome del servizio, del blog, del sito che vi aiutati a promuovervi, quindi prego. Io devo ringraziare un'associazione, un blog in particolare, perché per l'aiuto che mi hanno dato alla diffusione di questo libro. Una è l'associazione GAU, Giovani Amici Uniti di Genova, che si occupa, oltre di servizio fondamentale, di ambulanze, anche di una serie di iniziative sia per i bambini che per i più grandi. E l'altra è un blog di Cristina Tagli, Il Mondo di Crimi, che non si occupa soltanto di recensioni di libri, ma si occupa di cultura in generale, quindi anche di pittura, di scultura, molto sensibile poi all'ambiente. Vi consiglio di visitarlo quando potete. Sono tutti i canali messinesi, tutta l'editoria locale che mi ha aiutato a divulgare, e in particolare ringrazio Laila Scorcelletti con Il Sortista in Onda e Maria Rizzi che mi ha recensito su La Volta di Leucade, diretta dal dottor Pardini. Ringrazio anche a lui. Devo ammettere che sono partito pubblicando raccontini erotici in forum a tema erotico fetish, prima su un sito italiano quel che riguarda la piattaforma di Forum Free, e poi dopo mi spostai anche su dei siti americani, dove però pubblicavo ugualmente in italiano. Successivamente però, diciamo così, solo negli ultimi due anni, anche un po' meno, mi sono spostato anche su Facebook. E diciamo così che su Facebook le cose sono un attimo cambiate, perché lì ho trovato la mia ragazza che mi supporta, e c'è un altro ragazzo che scrive poesie
e interagisce anche con altri artisti che mi menziona sempre. Mi fregio di avere l'onore di essere suo amico e di averlo come fan. E poi anche dei forum, non sono più tanto dei forum, sono dei gruppi che praticamente diventano dei forum, dei gruppi di scrittura fatti da scrittori, e che più o meno si chiamano tutti alla stessa maniera. Ne posso citare un paio, come per esempio Scritture Maledette, Scrittori Ribelli, Write Office In, Scrittori Emergenti, Il Salone degli Scrittori Emergenti. Sono tutti gruppi che più o meno riconducono sempre a dei libri e trattano appunto le tematiche inerenti ai libri e i problemi inerenti agli scrittori, quindi di case editrici e delle editorie in genere. Volevo ringraziare Dreamsbook, Sogni di Libri, il blog che mi ha aiutato a pubblicizzare al meglio il mio nuovo romanzo, La bambina dagli occhi di vetro. Mi ha aiutato un bellissimo posto che c'è qua nel mio quartiere ad Ergano, nella mia città di Milano. Questo posto si chiama Mamusca, è un bistrò, vende libri, ma soprattutto è un bellissimo posto dove incontrarsi. Ovviamente era un posto frequentatissimo prima dell'emergenza, adesso funziona prevalentemente la caffetteria e è aperto per l'aperitivo per la sera solo una volta a settimana, in questo momento di giovedì. I proprietari sono Francesca e Fabrizio, simpaticissimi, bravissimi, e là si terrà la presentazione del mio libro l'8 ottobre. E adesso un po' di sana pubblicità, parlateci un po' dei vostri libri. La dell'anima, eccolo qui, è un omaggio a Giorgio De Chirico, uno dei più grandi artisti del Novecento, e in questo, appunto, in quest'opera, nella prima parte di ogni capitolo è scritta in modo emozionale da me, quindi tiro fuori un po' tutto quello che riguarda le mie emozioni, perché questo saggio nasce appunto dai miei ricordi della mia vita a Genova, dove ho vissuto 22 anni. Nella seconda parte c'è collegato un argomento multidisciplinare che va dalla storia e dalla filosofia alla neurologia, quindi collegato appunto in base al titolo del quadro l'argomento multidisciplinare. Lo potete trovare su tutti sui canali online, quindi sito di Feltrinelli, Mondadori e IBS, e io ho anche un gruppo Facebook per chi volesse entrare e vedere un po' anche le mie recensioni e parlare anche con me, che il gruppo Facebook La Metafisica dell'Anima porta proprio il nome del libro. Il libro è questo qua, La bambina dagli occhi di vetro. È una storia meravigliosa, è tratto da una storia vera. È la storia appunto di Angela e di sua figlia Giorgia, che ho conosciuto a Lourdes. Giorgia è una bellissima bambina, meravigliosa. E anche la sua mamma Angela e il papà Sabino sono delle persone meravigliose che ho avuto l'onore di avere qui a Crotone e che ho l'immenso piacere di conoscere. È un libro che a me sta molto a cuore, La bambina degli occhi di vetro, perché è un diario, una sorta di diario scritto da una madre, un diario in cui racconta le gioie, le sofferenze, perché comunque Giorgia soffre di una malattia, la sindrome di Rett, che purtroppo subentra intorno ai 3 anni. E quindi Giorgia comunica solamente con gli occhi, cioè questi occhi verdi meravigliosi, e lei parla con questi occhi splendidi che ha. Ed è una sensazione meravigliosa potersi specchiare negli occhi di Giorgia. Io l'ho avuto questo privilegio e mi auguro che lo possiate avere anche voi. Il romanzo, come dicevo prima, ci tengo tantissimo perché la sento mia, molto mia questa storia. Poi conoscendo ancora di più di persona Giorgia e la sua mamma e il suo papà, Sabino e Angela, non posso non sentirla. Ed è un romanzo che invita anche ad andare oltre i pregiudizi, oltre comunque le apparenze. Tante volte ci si ferma alle apparenze, ci si ferma dinanzi alle disabilità senza andare oltre.
Ecco, questo romanzo vuole essere un invito ad andare oltre le apparenze, oltre la disabilità, perché andando solo oltre scoprirete quante belle persone si possono conoscere e quanto sia meraviglioso poi stare in compagnia di Giorgia. E oggi dobbiamo creare un mondo che sia volto all'inclusione e non all'esclusione. Il mio libro, Insieme ce la faremo, è un po' stato un pretesto per mettere su carta alcuni aneddoti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma i racconti dei nonni in sostanza, e non solo, ma si basa tutto su questo principio di fare le cose insieme, di essere uniti. La famiglia del mio romanzo infatti riuscirà a sconfiggere povertà, miseria e qualunque difficoltà rimanendo insieme, proprio grazie al monito di nonna Regina, che dirà alla piccola Ersilia, una delle protagoniste di questo romanzo, non ti preoccupare, insieme ce la faremo. Che non è niente di innovativo, anche se oggi è una delle frasi che è andata per la maggiore, ma si basa su una tradizione antica, soprattutto nei paesi di campagna, di montagna, dove il lavoro e quindi anche i benefici venivano condivisi e c'era una sorta di assistenzialismo senza che vi fosse un organo preposto. E quindi, anche se è ambientato su un arco di tempo insomma che va dagli anni 30 fino quasi ai giorni nostri, beh, può sembrare qualcosa di antico visto che parla della Seconda Guerra Mondiale, in realtà è molto molto attuale e ve lo voglio segnalare proprio come monito in un momento infelice come questo. Se stiamo uniti, se ci aiutiamo vicendevolmente, non guadagniamo 10 oggi, ma guadagneremo 100 domani, come la famiglia del nostro romanzo, che riuscirà a trovare addirittura l'immortalità, l'eternità, grazie a questo motto. Il libro Insieme ce la faremo lo potete trovare su tutti gli store. Vi consiglio di leggerle se volete, mi fa sempre piacere parlarne con voi e mi potrete trovare su tutti i social, basta cercare Stefania De Girolamo. Ma quindi parliamo un po' di questo libro, di cosa parla. Nella mia testa sono 50 racconti di viaggio, nella mia testa, perché dico così, perché qualcuno l'ha recensito come un'opera più alta, più lirica. In effetti il testo non è sempre comprensibilissimo, perché si richiama sempre a quello che è nella testa dell'autore, per cui ci sono capitoli molto recuperativi dove io narro in solitaria e continuamente escono citazioni di associazioni di idee o cose che mi vengono in mente. Altri invece narrano in maniera molto più descrittiva i posti. Sono 50 racconti di viaggio attraverso l'Europa e il Mediterraneo. Tutti i paesi che compongono l'area dell'Europa e del Mediterraneo sono inclusi nel libro. Questo è il concept del libro. La bandiera è quando si va a visitare uno stato. Quindi quante bandiere ha? In questo caso tutte quelle della zona che abbiamo nel libro. Questa è la sfida che mi ha portato per tanti anni a viaggiare e a visitare posti nel tentativo di cercare di vedere tutto il mondo. Il libro alterna narratori diversi, alterna fasi temporali diverse, ci sono racconti di quando ero bambino, racconti di quando ero ragazzo con gli amici, racconti di adesso con la famiglia. Penso che sia un libro interessantissimo per quest'estate in cui sappiamo che purtroppo si potrà viaggiare poco. Spero vi piaccia. Ciao. Claustrophobic è una raccolta di racconti horror, interamente partorito in quarantena, dove su quel libro lì ho riversato tutti i miei stati d'animo. Ho riversato quella specie di disgusto, di disappunto, di rabbia, di frustrazione che avevo per quegli arresti domiciliari che non mi ero meritato.
Quindi hanno fatto innescare in me la voglia di scrivere un qualcosa di diverso dal solito. Un qualcosa che dava appunto quel senso di claustrofobia che mi portavo io stando a casa. Sono 5 racconti che parlano di donne. Mi piacciono le donne. Parlano di 5 donne che osano. Donne coraggiose. Donne che sono disposte a tutto pur di arrivare fino in fondo. Per perseguire i loro obiettivi. E quindi si mettono in gioco senza nessuna remora. E raggiungono il target. Effettivamente poi questi racconti, diciamo così, hanno un fine. Per certi versi tragico. Sotto altri punti di vista magari un epilogo bellissimo. Però quello che è importante è che ciascuna di loro raggiunge il suo scopo. È un viaggio attraverso le nostre fantasie e paura più recondite ed inimmaginabili, dove in effetti non abbiamo manco il coraggio di confessarle a noi stessi. Però da queste paure ne siamo attratti, come le protagoniste di questi racconti qua. Io vi mando un grosso abbraccio, un grosso saluto e coraggio, insieme ce la faremo. Ringrazio anche gli amici di questo simpatico spazio e finisco la mia pizza. Ciao a tutti e grazie. Bene, e anche questo super pizza talk special finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per essere avvisati dei prossimi video e di seguire soprattutto questi Pizza Talk e Pizza Talk Special per avere consigli su come promuovervi come autori. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima pizza. Io non vedo l'ora. Ciao! Cercate un canale pieno di video sul mondo dell'editoria, su riassunti di opere note e non note e che parli insomma di letteratura? Cercate la vostra dose settimanale di libri e storie? Siete nel posto giusto! Iscrivetevi a Book Topics. Ogni settimana un nuovo video sul mondo dell'editoria.